un protocollo, un accordo di programma fra enti e istituzioni che girava da tempo, siamo riusciti a concretizzarlo, quindi i graffiti di Onof 4 saranno salvati e messi in sicurezza. La memoria di Oreste Nannetti sarà protetta. Brevemente, l'ASL 5 di Pisa, che voglio ringraziare nella figura del direttore generale, dottor Damone, si impegnerà a sostenere l'operazione di recupero, restauro e riposizionamento dei graffiti di Onof 4, mettendo in disponibilità gli spazi necessari da individuare temporaneamente nel piccolo museo di psichiatria che abbiamo qua all'interno della nostra struttura ospedaliera. Altresì si impegna appunto a ricercare eventuali forme di finanziamento e sostegno economico anche presso i competenti settori della Regione Toscana. Sembra ci siano già delle buone notizie anche in questo senso. Il Comune di Volterra si impegna a facilitare tutte le iniziative tese alla salvaguardia e alla valorizzazione dei graffiti, compreso attivarsi per l'istituzione di un vero e proprio percorso della memoria nell'area di Poggio alle Croci, riconoscendo l'Associazione Inclusione Graffi e Parola quale interlocutore privilegiato, nonché referente per la promozione del valore inestimabile del patrimonio materiale e immateriale dell'opera di Nannetti. Poi la Società della Salute coordinerà i passaggi necessari per il progetto globale di recupero dei graffiti di Onof 4, mentre l'associazione ONLUS Inclusione Graffi e Parola si impegna a sostenere, avvalendosi anche di tutte le possibili forme di cofinanziamento realizzabili, il costo necessario per l'intervento di distacco, il restauro e il riposizionamento nella sede temporanea. E ho sentito stasera anche la sovrintendenza, chiaramente sono felici di questo accordo e ci aiuteranno a capire come tecnicamente questa cosa può essere realizzata. Alla buona Chiudo con ora. una frase letta dall'epistolario della nave dei Folli, su cui è impegnato lo spettacolo di stasera, grazie a Cristicchi che ha messo i riflettori su questa vicenda, perché nessuno parlava di quel libro. Questa è una frase del gennaio 1910 da una delle lettere dei ricoverati, che non arrivavano mai a destinazione, purtroppo. Quando nella vita impallidisce ogni ideale, ogni lotta diventa perlomeno inutile, massimamente allora che, cadute tutte le illusioni, si affaccia innanzi in tutta la sua tristezza la realtà delle cose. Ecco, credo che solo la folle lucidità di un visionario può partorire questa greve consapevolezza espressa.